Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video del canale. I signori, buonasera. Prima di iniziare vi invito a mettere mi piace, a commentare, a condividere il più possibile e soprattutto a iscrivervi al canale YouTube se siete anche voi fan della Marvel. Incominciamo subito con la recensione della seconda puntata di 6 della serie Loki su Disney Plus. Ci saranno degli spoiler perché sarà una recensione molto accurata e quindi vi consiglio, se non l'avete ancora visto, di andarlo a vedere e di andarlo a recuperare. Allora, la seconda puntata inizia così. Siamo nel 1985 nel Wisconsin, quindi in America, a una fiera del Medioevo. Quindi poi vediamo subito dopo la variante Loki che massacra alcune delle guardie della TVA e prende come ostaggio una di loro trasportandola all'interno di un portale, non si sa dove va a finire. Subito dopo vediamo Loki che già si è ambientato all'interno della TVA e da bravo dipendente ascolta video lezioni del pupazzetto a forma di luna che appunto gli racconta e gli spiega tutto quello che riguarda la questione della TVA e la timeline e anche qualcosa in più su i custodi del tempo, quelli che hanno creato appunto la linea spazio-temporale che ci hanno introdotto nell'episodio precedente. Subito dopo vediamo che Loki viene chiamato da Mobius perché? Perché Mobius ha avuto una discussione con Ravonna, la giudice che deve ancora giudicare Loki e lo farà appunto dopo la conclusione di questa missione. E appunto hanno una discussione dove Ravonna ancora non è del tutto convinta di questa mossa di Mobius di trattenere Loki e quindi Mobius è convinto che sarà proprio lui ad aiutare a fermare l'altra variante e quindi niente, dopo questa conversazione Mobius gli dice a Loki che hanno una nuova missione. C'è stato un evento Nexus appunto nel 1985. Nexus, l'abbiamo già sentito questo termine, all'interno di WandaVision in uno degli spot che comparivano all'interno degli episodi. Ed erano le pillole Nexus. E siamo appunto nella scena in cui Loki e Mobius si ritrovano con altri agenti della TVA, dove c'è D15 che è il leader della missione. E appunto qui Mobius gli spiega che non è la prima volta che compare una variante Loki, ma ne hanno affrontate differenti e vediamo appunto varie versioni di Loki che riprendono direttamente dai fumetti, come ad esempio Hulk Loki o Loki Hulk, come lo volete chiamare, bellissimo, oppure Loki versione vichinga, molto carina. E sono tutte versioni che compaiono nei fumetti, in alcune storyline, addirittura anche con Lady Thor. Quindi, insomma, sono easter eggs che per i fan Marvel sono molto molto interessanti. E vediamo successivamente appunto che vanno nell'evento Nexus nel 1985, dove entrano in una tenda e dove ritrovano appunto le guardie massacrate da quella variante di Loki. E qui Loki, quello che conosciamo noi, cerca di ingannare le guardie e anche Mobius, cercando di prendere tempo, cercando anche di dare degli indizi sbagliati, come ad esempio dicendo che all'interno di questo omicidio che ha fatto questa variante di Loki c'è uno schema ben preciso che dovrebbe portare a una trappola e quindi di conseguenza se le guardie dovessero uscire fuori dalla tenda verranno tutte uccise. Ma in realtà è una bugia di Loki perché il suo scopo appunto è quello di ricattare la TVA per poi andare a parlare con i custodi del tempo. Non si sa ancora se è il suo vero obiettivo, ma comunque come possiamo vedere, la natura del personaggio non è cambiata. Fondamentalmente lui vuole sempre ingannare e questa cosa
mi piace. Poi subito dopo questo evento e dopo aver salvato la situazione che era quasi al limite ancora una volta e che la linea Nexus stava per superare la linea rossa della linea temporale, allora rientrano alla base. E alla base Mobius comunque obbliga, tra virgolette, Loki ad analizzare tutti i fascicoli, tutti i file, quelli riguardanti a tutte le varianti Loki. Quindi lui è all'interno della biblioteca, c'è qualche Gex, insomma, dove lui va ad analizzare tutte le varianti, ma si rende conto che non è sufficiente per comprendere al meglio lo scopo o quantomeno il piano di questa variante di Loki, e quindi chiede tutti i file della TVA alla bibliotecaria, che ovviamente gli dice di no perché ha un ordine preciso, quello di dare soltanto dei file riguardanti le varianti di Loki, perché appunto la TVA non si fida di lui e quindi non vuole rilasciare informazioni riservate. Loki, mentre studia i file che gli ha dato la bibliotecaria, si rende conto che ci sono degli eventi nel corso della storia dell'universo che sono inevitabili, che sono appunto le apocalissi, e allora si rende conto che qualunque azione si faccia all'interno dell'apocalisse non sono appunto rilevanti e non possono creare delle variazioni della linea temporale, e quindi si rende conto che probabilmente la Loki o Loki che stanno cercando la TVA è proprio all'interno di uno di questi eventi apocalittici. Allora successivamente va a chiamare Mobius, che è in pausa pranzo, e qui hanno un dialogo dove appunto Loki cerca di spiegare che l'altra sua versione probabilmente si nasconde all'interno delle apocalissi per poter elaborare dei piani e per poter poi successivamente agire e per poter anche quindi colpire la TVA sorprendendo ogni volta. E quindi dopo questo dialogo Mobius e Loki ritornano nella biblioteca e vanno ad analizzare tutte le apocalissi che ci sono state. Passano svariate ore ad analizzare tutte le apocalissi che ci sono state nella storia dell'universo, ma non è una ricerca efficace. Ma a Mobius viene un'intuizione. Si ricorda che, ricordatevi il primo episodio dove vediamo Mobius per la prima volta, che era l'anno 1500, dove vediamo la variante Loki che dà un pacchetto di caramelle a un bambino, e questo pacchetto di caramelle ovviamente nel 1500 non esisteva, e quindi vanno a cercare nella storia dell'universo quando sono state messe in commercio queste caramelle, e si scopre appunto che sono state messe in commercio nel 2050, e vanno a vedere nell'archivio del 2050 appunto c'è stata una catastrofe ambientale, e quindi allora Mobius e Loki capiscono che la variante si trova in quella zona, quindi elaborano un piano, vanno a chiamare e a formare la squadra della TVA e vanno nel 2050. Prima che succeda questo c'è un dialogo molto approfondito tra Loki e Mobius dove appunto a quanto pare Loki non è convinto della politica che c'è all'interno della TVA, perché alla fine la trova assurda come cosa, e trova assurdo il fatto che ogni persona che c'è nell'universo non ha realmente il libero arbitrio. Questo viene contestato da Mobius e dice che in realtà non è esattamente così, ma che il discorso è molto più complesso del dovuto. E quindi ci rendiamo conto che alla fine c'è qualcosa dietro che ancora non ci viene spiegato, perché probabilmente dovrà accadere qualcosa di importante nei successivi episodi. Non ne ho idea sinceramente di cosa possa accadere, ma sicuramente sarà qualcosa di importante. A parte la creazione del multiverso, che
ormai potrebbe essere anche piuttosto banale come conclusione, direi che c'è qualcosa di molto più grande, di molto più alto, probabilmente una cospirazione contro i custodi del tempo, o magari c'è già stato. E come dicono anche all'interno della conversazione Locke e Mobius, tutto ha un inizio e una fine fondamentalmente. Quindi potrebbe anche essere che la fine della TVA potrebbe essere vicina fondamentalmente. Quindi vediamo successivamente che la squadra della TVA insieme a Loki e Mobius vanno nel 2050 all'interno di questo superstore, un Roxcom. Che vediamo anche all'interno, Roxton, scusatemi, che vediamo all'interno anche di altri film della Marvel ed è un supermercato che compare anche all'interno dei fumetti. E vediamo all'interno che ci sono delle persone che si sono rifugiate a causa appunto della catastrofe che sta per avvenire. E quindi che cosa succede? Qui si nasconde appunto la variante Loki. Come si scopre? Praticamente Loki insieme a D15 vanno a cercare all'interno del Superstore, si imbattono in un potenziale cliente. In realtà questo cliente è manipolato dai poteri di Loki e prende il controllo della guardia D15. D15 quindi viene soggiogata da Loki, o comunque dalla variante Loki, e hanno un dialogo. Successivamente vediamo che questa variante continua a cambiare persona in persona e a un certo punto hanno anche uno scontro fisico Loki e una delle persone controllate dall'altra variante. E vediamo che Loki, quello che conosciamo noi, quello di Tom Hiddleston, è anche molto più umano rispetto all'altra variante, perché a un certo punto vediamo che D15 cade a terra perché appunto Loki si trasferisce in un altro corpo e vediamo appunto il Loki che noi conosciamo che controlla le condizioni e che non sia morta e vediamo la risposta della variante che gli dice: "Ah, che tenero, ti preoccupi della salute degli altri", no? Quindi mi sembra molto più crudele e cattivo rispetto a questo Loki, anche se dobbiamo dire la verità, probabilmente è stata più una reazione così istintiva per capire anche la vera natura dei poteri di questa variante. Infatti Loki sin dall'inizio mi sembra molto curioso di questa variante e per capire che cosa in più rispetto a lui fondamentalmente. Quindi sembra più in fase di studio che più che altro che attratto o qualcos'altro che voglia cospirare addirittura insieme a questa variante contro i custodi del tempo. Alla fine si svela veramente per ciò che è questo vero Loki e vediamo che è un Loki versione femminile. Tutti dicono che sia Lady Loki, ma potrebbe anche essere Silvia, insomma, Silvia, incantatrice dei fumetti che prende i poteri di Loki. E adesso non si capisce se sia lei o se sia Lady Loki. È un po' scontato, sinceramente, se fosse Lady Loki e basta, quindi. Ma comunque per ora viene identificata come Lady Loki anche dai fan della Marvel. Dopo questo breve confronto vediamo appunto che la TVA si rende conto che D15 è stata compromessa o comunque è stata messa a terra e quindi sospettano del tradimento di Loki, quindi vanno a rincorrere e a inseguire la variante Loki e anche il Loki che noi conosciamo, e appunto Lady Loki apre il portale per scappare via e l'altro Loki la insegue ed entra all'interno del portale. Così si conclude l'episodio. Adesso la TVA chiaramente sospetta il tradimento di Loki. Questo
forse uno dei piani di Loki, perché si sa che ha sempre un piano e si sa sempre che lui inganna tutti, anche i migliori, anche quelli che lo conoscono da tanto tempo come Mobius. Detto questo, ragazzi, vi invito comunque a non fare troppe pippe mentali, fondamentalmente, perché ci sono tanti easter eggs. Alcuni dicono che il multiverso quindi nascerà da qui. Vediamo, non affrettiamoci alle conclusioni, siamo solo alla seconda puntata, ci sono tante teorie e tante cose di cui discutere, ma ancora è acerba, non è alla fase di maturazione la serie, e quindi non sappiamo ancora nulla. Magari l'universo viene creato e subito viene cancellato, chi lo sa? Ancora non si sa niente, quindi è meglio andare a vedere il terzo episodio quando uscirà e vedremo appunto che cosa accadrà. Ragazzi, vi invito a mettere mi piace, a commentare qui sotto, a iscrivervi al canale YouTube, dite la vostra, dite anche una vostra teoria, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!